Eleonora Bagnato dirà addio all'Opéra Garnier l'11 giugno e lo farà con una serata dedicata a Roland Petit, coreografo scomparso nel 2011 che ha accompagnato l'étoile italiana in tutti i suoi bei ruoli. Eleonora, ballerina attrice che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, interpreterà l'amour nel balletto Le Jeune Homme et l'Amour. Je suis jamais partie, on dirait. Non sono mai partita, direi, spiega la stella 42enne mentre torna al Garnier dopo oltre un anno di assenza. I primi giorni erano un po' diversi perché non è la mia vera sede, dove passo tutti gli anni. Non ho più gli amici che avevo prima perché sono tutti praticamente partiti, ma c'è ancora qualcuno. Mi ritrovo questa energia incredibile del Palazzo Garnier, è uno dei palchi più belli. Tradizione del Garnier, la serata d'addio di Eleonora è già stata rinviata 3 volte a causa degli scioperi contro la riforma delle pensioni e poi la pandemia di Covid-19. Pour moi c'était un vrai cadeau et je pense que c'était ma dernière chance, comme m'a dit Aurélie. Per me è un vero regalo, penso che sia la mia ultima chance, come mi ha detto Aurélie. È il destino che è fatto bene finalmente, perché Roland Petit mi ha guidato all'Opéra, mi ha guidato in tutti questi bei ruoli, molto molto giovane, fino alla fine della carriera all'Opéra di Parigi. Finisco questa grande parentesi con lui, perciò sono molto felice di rendergli omaggio. Je suis très heureuse de lui rendre hommage. A danzare con lei c'è Stéphane Bouillon, étoile al balletto dell'Opéra di Parigi. Finalement, on a réussi avec cet hommage qui est pour moi très important. Alla fine siamo riusciti con questo omaggio per me molto importante, perché ho veramente voglia di tornare per Roland Petit, per questa serata magica. Ho riballato a Roma 2 anni fa Le Jeune Homme con Stéphane, è un balletto che ho danzato molto molto giovane con molti partner diversi, quindi delle interpretazioni diverse.